può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può fare, si può fare. Puoi correre e volare, puoi cantare, puoi gridare, puoi vendere e comprare, puoi rubare e regalare, puoi piangere e ballare. Si può... Grazie a un percorso che i giovani stavano facendo, grazie ad Arsu, legati all'imprenditoria giovanile. Attraverso la storia, il racconto esperienziale proprio di alcune persone che hanno quindi trasformato la loro passione in lavoro, questo possa ispirare o essere utile a tutti noi, soprattutto ai giovani. Questo progetto qua l'abbiamo inserito nella parte di Conosco 20 Giovani, che è un progetto che seguiamo noi, dove abbiamo fatto molti corsi per i giovani. Si cercava di fare, di allargare quello che è la realtà del commercio ecosolidale con la vendita solo dei prodotti. E innanzitutto si voleva far assaggiare questi prodotti con una storia dietro, perché ognuno di noi ha una storia, come anche questi prodotti hanno una storia, quindi volevamo raccontarli in maniera diversa. Ubuntu è proprio una parola del vescovo Desmond Tutu, vuol dire io sono perché noi siamo, quindi una cosa di relazioni. Questo locale esiste perché ognuno di noi qua può portare la sua esperienza. Avevamo una trattoria e abbiamo deciso di trasferirci in campagna e arrivare bestiame. L'unica cosa che quando si inizia questo genere di lavori bisogna essere preparati, che si lavora 7 giorni su 7. È stata un'esperienza che abbiamo fatto proprio gradatamente, passo per passo, giorno per giorno. Abbiamo imparato prima a conoscere gli animali, ad accudirli, poi piano piano a mungere, a fare il formaggio e insomma tutto il resto. Quanto ci abbiamo messo a imparare? No, a ingranare l'attività. Ah, a ingranare qualche anno. A imparare non si finisce mai. No. Quello che noi abbiamo però voluto, diciamo, in primo luogo proporre attraverso un nostro progetto la valorizzazione di un oggetto che viene dalle nostre tradizioni, e che è il mandillo, il fazzoletto o mandillo da groppo che veniva utilizzato dall'inizio del Novecento e veniva usato proprio per legare qualsiasi prodotto, dalle teglie di torte alle granaglie nei mercati, alle albanelle di acciughe nei porti, veniva proprio utilizzato come unica borsa. E quindi abbiamo detto fantastichiamo un po' su questo oggetto, perché noi donne non ci manca, cioè abbiamo tutto, ma forse non abbiamo mai abbastanza. Abbiamo dovuto compiere delle scelte, cioè se continuare a fare, a cercare lavoro, a cercare di farsi occupare, o se invece partire da una base per far sì che il lavoro sia crescita, conoscenza. E fondamentalmente la coscienza che se ci raccontavano 100 anni fa che non ci sarebbe più stato bisogno di lavorare, adesso lavoriamo 4 volte tanto quello che si lavorava 100 anni fa, c'è qualcosa che non funziona. Quindi secondo noi bisognerebbe un po' smetterla di parlare di lavoro, ma fare quello che ti interessa e cercare un equilibrio. Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può fare, si può fare. Puoi correre e volare, puoi cantare, puoi gridare, puoi vendere e comprare, puoi rubare e regalare, puoi piangere e ballare. Si può fare, si può fare, puoi prendere o lasciare, puoi volere, puoi lottare, fermarti, rinunciare. Si può fare, si può fare, puoi prendere o lasciare, si può...